Salve ragazzi, bentornati nella Relaxocraft. Come state? Come state? Allora, perché sto facendo bordello? Perché sto incazzato. Perché avevo registrato, ma non si è registrato un cazzo. Cioè, vi spiego. Allora, iniziamo con ordine. Sono uscito di casa, abbiamo fatto la farm ieri. Quindi abbiamo fatto la farm di polli cotti automatica nascosta nella, come cazzo si chiamava, in quella specie di oasi, collinette, alberelli, tutto perfetto. Ho detto, va bene, criamo. Adesso prendi un guinzaglio, eccolo qua, un lead, esci e vai a cacciare dei polli, te li trascini, li metti in un buco per terra e aspetti che fanno mille miliardi di uova e poi butti le uova nella farm. Ero uscito con questo progetto, ho detto vabbè, la registrazione la inizio a metà strada, così. Mentre camminavo ho trovato una grotta, mi ci sono infilato dentro, ho fatto una marea di roba assurda che adesso vi faccio vedere perché l'ho registrata quella. Guardatevi un attimo come sono arrivato qua. Vai dalla regia. Ok, avete visto. Sono arrivato facendo tutto quel casino e poi ero arrivato alla fine di questo tunnel e ho visto una cosa bellissima. Ho detto ok, no, questa la devo registrare. Sono partito tutto figo a fare i saluti. Ehi ragazzi, come state? La Relaxocraft, la connessione. Ho detto una marea di roba, stavo morendo, i creeper nella lava, le streghe, un casino. Mi sono accorto che non stavo registrando un emerito cazzo. E quindi adesso ho ricominciato. Comunque la zona era questa, era bellissima. Solo che quando l'ho aperta qua c'erano mostri che scendevano, streghe, creeper. Di creeper ne sono spuntati 5. Non tutti insieme, ma diciamo uno ogni 10 secondi. E ve lo siete perso, peccato perché era bellissimo. Vedete, poi sono salito qua. Questa è un'esplosione di un creeper. Là c'è un'altra esplosione. Vedete i creeper come arrivano. E insomma è stato bello, ho distrutto il piccone di diamanti, avevo finito le torce. È una cosa, mi dispiace ragazzi, ma mi sono scordato di... Cioè non lo so perché mi sono scordato, ma non ho registrato un cazzo. Comunque, non ce ne frega niente, dai, basta, ormai l'incazzatura è passata. Siamo arrivati qua, allora, qual era l'idea? Continuiamo ad esplorare questa caverna per un po' e poi ce ne andiamo perché non ho più risorse. Cioè ho preso un sacco di roba, ferro, oro, mille milioni di pezzi di carbone... Però non ho più legno, quindi non mi posso fare né gli attrezzi nuovi, né mi posso fare le torce, non posso fare un cazzo. E soprattutto mi sto perdendo, ma abbondantemente penso. Un enderman, ragazzi c'è un enderman. Allora, noi abbiamo un'armatura di ferro mezza sfondata. Sarebbe il caso di attaccare l'enderman? Non lo so. Però oltre all'enderman sento anche degli scheletri. Cosa c'è qui dentro? Ragazzi, adesso vi faccio vedere come si cattura un Enderman senza rischiare la vita. Se mi guarda questo stronzo. Scusatemi, Ehi. Ehi. Ma non tu, ma che cazzo, chi... Faffanculo. Meno male che questa è la Relaxocraft e noi ci dovremmo rilassare. Rilassare un po' di palle. Però spero che almeno voi vi stiate rilassando, o quantomeno vi stiate sbellicando dalle risate a vedere le allegre disavventure di Criamor. Ender... Ok, via, ragazzi, veloci, 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 qua ci poniamo secchi. L'Enderman non è alto due blocchi, quindi il massimo che può fare, che casino, è stare qua fuori a fare il coglione. Magari così si avvicina di più. Ehi, vaia, vai, sì. Ecco, questo è un modo carino per ammazzare gli Enderman senza rischiare un... Oh, Ender Pearl, che non ho lo spazio. Sì che ce l'ho, sì che ce l'ho. Ender Pearl, abbiamo un Ender Pearl, bene, beh.
perché noi dobbiamo cercare lo stronghold, ragazzi. Non ora, ovviamente, nemmeno domani, nemmeno fra una settimana, ma prima o poi cercheremo lo stronghold per andare nel Nether, che più che per vedere il Nether nuovo che l'abbiamo già visto nella serie di sopravvivenza moddata, dicevo, mi interessa per farmi la farm di Enderman. La farm di Enderman, per chi di voi non lo sapesse, è una farm di esperienza super mega iper strafica potentissima. Che cazzo butto io da adesso da qua, quest'arco di merda. Dicevo che si crea nell'end e arrivi al 30° livello in 2 minuti. Una roba, porca puttana maledetta. Un attimo, sto parlando, però l'educazione dentro a sto gioco niente, Notch, Cristo. Un attimo, aggiungi un algoritmo, una procedura, insegna l'educazione a sta merda. Se uno parla, guardatelo, guardate. E quindi mi piacerebbe fare quella super mega farm per prendermi un fottio di livelli di esperienza ed incantare. Ma che cos'è che non... Perché ho la carne di zombie? Ed incantare il mondo. Allora, volevo prendermi, non di nuovo quello che avevo, ferro. Il ferro ci serve, ragazzi. Abbiamo preso il ferro. E quindi faremo... Vabbè, oggi non mi fanno parlare. C'è un ragno. E quindi faremo questa super mega farm di esperienza. Ma non la faremo adesso. Quindi per il momento ne faremo un'altra di farm di esperienza. Appena troviamo o uno spawn di qualcosa. O se proprio non troviamo uno spawn di qualcosa. Che cazzo ho premuto? Ma c'è la puttana maledetta. Allora, non premete la F che vi inverte le armi per usare la seconda mano, ma io sta funzione non la sto ancora mai usando. E quindi che stavo dicendo? Oggi è una puntata che va così, ragazzi. Cioè non ci possiamo fare niente, oggi è caotica. È iniziata nel caos e finirà nel caos. Che stavo dicendo? Che cazzo stavo dicendo? Aspettate. Ah sì, ok. E quindi se non troviamo nessuno spawn di come cazzo si chiamano, di mob, ci dovremmo fare una mob farm di esperienza fatta a mano alla vecchia maniera, dove spawnano di notte. Vabbè, una cosa che insomma sarebbe meglio trovare uno spawner. Però questo è, ragazzi. Allora, adesso io ho finito le torce e ne siamo tutti consapevoli. Non ho il legno e anche qua ne siamo consapevoli. Che facciamo? Ce ne torniamo a casa, ragazzi. Cioè non è che possiamo fare, guarda, mi butto giusto per vedere un attimo qua che c'è la lava e quindi bene o male si vede qualcosa. Magari c'è un diamantino, però non abbiamo trovato manco un cazzo di diamante. Cioè, allora facciamo il tentativo disperato, scaviamo un attimo qua. Oh, e non vorrei rimanerci in questa uscita, raga. Che cazzo è? Vabbè, basta, ce ne andiamo, mi sto terrorizzando troppo, non me ne frega un cazzo, niente di amati. Ok, tanto abbiamo un sacco di materiale, abbiamo preso il ferro, l'oro. Però qua dentro che cosa c'è? Lo so, non vedete un cazzo perché non ho le torce, aspettate. Vieni con me. Buttiamo quest'arco di merda. Ecco, ammirate il perfetto nulla di un cazzo. C'è un ragno. Però io sento ragni, se ci sono ragni... Forse c'è uno... Ragazzi, là c'è qualcosa. Fermi tutti. Datemi le torce. Aspettate, non vi muovete. Porca mignotta. Qua ci rimango. E penso anche che ho quasi finito il cibo. Sì, ho quasi finito. Cioè, l'ho proprio finito. Ok, ok. Allora, ero convinto di aver preso più torce. Forse non avevo lo spazio e le ho lasciate morte per strada. Eccole qua, infatti. Allora, lassù c'è qualcosa che voi giustamente non vedete. Adesso io salgo e vi faccio vedere che cosa avevo intravisto, se riesco a salire. Ok, che cosa c'è qua? Uno zombie, va benissimo, che è morto. Un altro zombie, sento ragni. Ragazzi, apprezzate il coraggio, Vi ricordo che siamo sempre in hardcore. Qua se si muore, come i diamanti, è per sempre. Scheletri proprio a perdita d'occhio. Puttana merda. Questi ci vedono un po' meglio degli altri, devo dire la verità. No, volevo fare così e infilarmi in quest'angolo proprio
Io sento ragni, mamma mia che schifo, ne sento un sacco. No, forse è qualcuno che sta morendo, aspettate. Giustamente, non è... Fammo. Ok, è esploso, ma non ce ne frega niente. Strega, via, più veloce della luce, non mi fate prendere un fisso, non ci devo prendere, mio Dio, state... Ho capito, no? Ma come cazzo si fa con la strega adesso? Oh, suggerite, e che cazzo ti ridi tu? Aspetta, aspetta, aspetta. Via. Muori, 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 non mi avvelenare, vaffanculo, vaffanculo, mi ha avvelenato sta stronza. Oh, 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 oh. Ok, ci ha avvelenato. Quando la strega ti avvelena, ecco. No, aspettate, no, non sono ancora morto. Pensavo che fosse peggio. Ok, siamo ancora vivi. Cos'è questa? È vuota? Sì, siamo nella Relaxocraft e rilassiamoci tutti, porca puttana maledetta. Ok, siamo ancora vivi. E aspettate. Qua è esploso il creeper, io ero salito qua un attimo. Mannaccia la puttana, che cazzo ci sta ancora? Allora ragazzi, giocare in hardcore fa male alla salute, io ve lo dico. E qua c'è il ragno. Questo è... Io pensavo ci fosse uno spondiragni gigante. Mi ha fatto terrorizzare, vaffanculo. Era un ragnetto di merda. Là c'è uno scheletro, ma voi non lo vedete. Io ho finito... Ma che palle, senza torce. Oh. E senza spazio. Vaffanculo anche tu. Fammi vedere qua che cosa c'è. Vorrei dei diamanti, permesso. Lo so che non vedete niente, ragazzi. Perdonatemi, sto solamente cercando di capire se la caverna. Madonna, è una caverna gigante. Porca merda. Vabbè, no, io penso che questa caverna debba essere esplorata, perché secondo me ne vale la pena. Quindi adesso faremo una cosa molto intelligente, sperando di non perdermi. Allora, io adesso prendo una fornace e la butto qua. La carico di carbone e ci inizio a buttare questa roba dentro. Così inizio a smeltare il ferro. Ora tenterò di tornare a casa e a prendermi quello che mi serve, legno e puttanate varie. E poi tenterò di tornare qua. Ma voi purtroppo non lo vedrete in questa puntata, perché la puntata è anche durata troppo. E quindi lo vedrete nella prossima puntata. Quindi ragazzi, se questa puntata adrenalinica, l'ultimo sangue da psicopatico vi è piaciuta, lasciate un like, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, condividete. Voglio vedere, ragazzi, Google c'ha le analisi, le analytics, le statistiche. Io lo vedo che non condividete un cazzo di niente. Perché non lo condividete il mio video, brutti bastardi? Sto scherzando, però se lo condividete è meglio, altrimenti penso veramente che siete bastardi. Comunque, basta, ok, io vi saluto. Adesso vado solo a prendere la roba. Ci troviamo qua domani, stessa ora, stesso giorno, stesso posto. Speriamo di non morire per strada. Ciao ragazzi!